Sì, grazie Presidente. Anche noi abbiamo aderito alla proposta di modifica della base giuridica che dà maggiore potere al, al Parlamento nella fase di codecisione. Quindi siamo a, fa a favore di questa modifica e per noi è determinante questo punto per appoggiare il rapporto. Insieme però alla modifica che abbiamo chiesto per ridurre i limiti ammissibili che sono stati riportati nella tabella del, del rapporto e sostenuta anche dal rapporter. Questo perché è vero che sono gli esperti che devono darci queste indicazioni, ma anche gli esperti si basano su assunzioni e queste assunzioni, quelle che sono state eh, adottate nel rapporto di radioprotezione 105 della, della Commissione ICRP, sono delle assunzioni basate su, sull'evento di Chernobyl, un evento che è avvenuto molto lontano dai confini della nostra Europa e che invece debbono essere rimodulate per applicarle a quella che è la nostra realtà, al possibile incidente all'interno del nostro territorio, quanto ha detto la Rivasi. Sì. Non sono state considerate anche le eventuali eh, dosi di accumulo di, di radiazione, non sono state considerate le, eh, nella tabella, non ci sono, ci sono soltanto elementi, ma non ci sono particelle se, separate che possono liberarsi in un eventuale incidente e questo eh, è davvero un elemento di rischio che non è stato considerato e che invece è da, molto importante e che va considerato. Ecco. Perché noi abbiamo voluto adottare e sosterremo questo provvedimento solo se passa una tabella con i limiti ridotti, del 10%, ridotti fino al 10%. Grazie.